L'idea è innanzitutto politica, nel senso proprio della politica che non ha colore, ma del problema che riguarda tutta la società. Un documentario, per bello che sia, anche se ha vinto il David, una menzione speciale ai Nastri e tanti altri premi, ha una visibilità che è quella che è. Tra l'altro, il documentario si trova anche su RaiPlay, volendo ancora. L'idea di arrivare, ed è per questo che è il mio primo film TV, a raccontare questa storia con tutti i crismi del cinema e portarlo in prima serata nell'ammiraglia della Rai, insomma, no? Su Rai 1, tra l'altro il 1º novembre, ogni santi, dico a tutti di non perderlo, è finalmente la possibilità di portare questa storia, questo messaggio inclusivo, raccontato con leggerezza, con divertimento, in un film di sport, di amicizia, una favola vera, ma nazionale popolare. Finalmente a tutte le famiglie italiane. Quindi ecco, non è la ripetizione di un esercizio, ma rinnovato in un linguaggio giusto per una commedia drammatica, portarlo a tutti gli italiani. Occupandomene da tanti anni, ripeto, questa è un'esperienza che viene da un gruppo di amici, Santorullo che è lo psichiatra che segue realmente la cosa, è mio amico da 30 anni, così Francesco Trento che è mio coautore, così Enrico Zanchini che è il vero allenatore della nazionale. Siamo amici da una vita, quindi in qualche maniera ognuno imbraccia un sogno, un racconto e volevamo raccontare questa storia, portarla avanti, volevamo incidere in qualche maniera, cioè fare qualcosa. Per le persone, questa storia è arrivata poi all'estero, ha aiutato persone che non sanno nemmeno come ci chiamiamo, tutto il movimento nelle ASL si chiama come il mio primo documentario, no? Ecco, questa era la nostra voglia di dare un contributo e io spero di poter continuare non solo ad aiutare la Vera Nazionale a crescere e il messaggio ad arrivare, ma di poter continuare anche con una bella serie, perché no? In modo da approfondire ancora di più il tema. Penso che chiaramente la malattia psichiatrica sia una disabilità molto particolare perché non ricopre completamente la persona, alle volte è intermittente, ricopre dei momenti della tua vita, quindi forse la malattia psichiatrica fra le disabilità è la più strisciante, la più giudicata, però tutta l'attenzione che viene, vediamo l'esempio delle Paralimpiadi, vediamo anche l'inclusione in programmi televisivi, tutta questa attenzione a chi uguale a noi è in una condizione di complessità, di diversità. Quindi di bisogno di essere accettato, incluso di accettarsi in prima persona, beh, ecco, qualunque cosa in questo senso ben venga. La famiglia mostruosa è il film che peraltro ho girato prima, nell'anno del Covid, poi ho girato il secondo, quindi mi considero un miracolato, insomma, nel momento dell'Italia ferma ho avuto l'occasione di girare due film, due bei film di cui sono molto, molto fiero e adesso come anticipazione ti posso dire che invece è una commedia nella tradizione dei miei film di commedia. Molto divertente, anche lì c'è sempre un discorso della diversità, ma come poi in fondo, se fai caso, c'è in tutti i miei film, insomma. E anche qui diciamo che ecco, ogni famiglia mostruosa a modo suo, chi non ha una famiglia mostruosa, solo che in questo caso la mostruosità è letterale, ecco.